Mira Nieder, io ho 82 anni, sono venuta via da Pola nel 47 e da Pola sono andata per un mese in Friuli da mio fratello e poi insieme a mio marito siamo venuti giù il 7 marzo del 1947, siamo arrivati a Roma con mio figlio che aveva neanche 6 anni e abbiamo messo 24 ore di treno da Trieste a Roma, esatte 24 ore. C'era il ponte di legno sul Po, fatto dagli alleati, e tanta gente scendeva dal treno perché aveva paura. Noi invece siamo rimasti sul treno per guardare il Po di qua e di là. Siamo arrivati a Roma e avevamo amici veramente, noi siamo stati ospiti di amici per quasi 3 anni. Poi abbiamo avuto la casa dell'Incis. E poi siamo venuti ad abitare qui sul villaggio, che è il nostro quartiere, noi lo chiamavamo villaggio, no? Il quartiere Giuliano D'Alma, Leu. Mio padre aveva una bella sartoria grande, il paese era piuttosto ricco perché aveva le miniere, si chiama il Bona, il mio paese, e aveva le miniere di carbone vicino, aveva una cosa di cemento, fabbrica cementi, aveva la bauxite, quella lì che si faceva l'alluminio, delle industrie, quindi questa sartoria di mio papà andava bene, io ho fatto una giovinezza stupenda, magnifica, perché i miei genitori mi hanno tirato su molto serenamente anche, e sono sempre grata ai miei genitori di questo. E a 17 anni mi sono già fidanzata, a 20 mi sono sposata, quindi sono venuta via dal mio paese, sono andata a Pola, però dopo un anno e poco più mio marito è stato richiamato perché mi sono sposata a marzo del 40 e lui è stato richiamato a gennaio del 42. Mio figlio era già nato, aveva un anno, quando mio marito è partito per la guerra, praticamente, che ha fatto sul confine, sull'antico confine italo-jugoslavo, diremmo, sarebbe la Slovenia veramente. E io sono tornata da mia mamma col bambino piccolo, da Pola sono tornata su un paese. E quindi mio figlio è stato praticamente tirato su i primi anni da mio padre e mia madre. Mio marito è andato via prima dall'Istria a Pola dove c'erano gli alleati. Siccome la mia suocera viveva a Pola, lui aveva un permesso dagli jugoslavi per andare a trovare sua mamma. Una volta che è andato giù, c'è rimasto perché ormai l'avevano già avvertito che l'avrebbero arrestato di nuovo. A mio marito, gli slavi, è rimasto giù e io ho fatto la spola da aprile, che è partito lui, fino a ottobre, avanti e indietro con la corriera per portarmi giù almeno la biancheria, il mio corredo da sposa, certo, ero sposata da poco, no? E avevo tutta la roba mia e mi portavo su e giù. Poi sono stata avvertita che c'era un fattorino dell'auto, della corriera dell'auto, insomma, della corriera che andava giù a Pola, che mi ha avvertito che ero messa in lista per essere arrestata, perché lui ha dovuto sempre segnalare i miei viaggi. E io in tempo sono scappata giù a Pola e sono rimasta giù col bambino. E dopo da Pola invece siamo venuti via con la motonave Pola fino a Trieste, perché non faceva scalo durante il viaggio su nessun porto dell'Istria perché era in mano agli slavi. Quindi Pola Trieste con la motonave Pola. Invece tanti dei nostri profughi da Pola sono partiti col Toscana. Mia mamma, con quelli che ottenevano il permesso di partire, mi ha mandato abbastanza roba, quasi tutto il mio corredo, tutte le mie quincaglierie, i servizi, le cose, magari è arrivato abbastanza rotto, i materassi. La gente che veniva col permesso mi portava qualche cosa. Erano consapevoli di tutto, noi gli raccontavamo tutto, gli dicevamo tutto, lui sapeva tutto. È sempre fatto così. Accettato come noi, come un grande, veramente. È andato a scuola, noi l'avevamo già messo in prima classe quando aveva 5 anni, perché essendo nato a gennaio, già a Pola l'avevamo messo in prima classe. Qui l'abbiamo messo in prima classe anche a Roma e c'è una cosetta un po' simpatica. I primi giorni che era lì, la maestra ha fatto fare un dettato
dove scriveva che è arrivato questo bambino nuovo che viene dall'Istria, ha raccontato un po', insomma, la storia. E ha fatto anche lui il dettato, naturalmente. Viene a casa, dico: cosa hai fatto oggi a scuola, Raimondo? Ti ha fatto fare il dettato. Dico: fammelo vedere. Me lo mostra e vedo scritto dettato con tre T. Io mi sono messa a ridere, dico: Raimondo, ma mamma, la maestra ha detto dettato. E allora mi sembrava poco due sole T, perché il nostro dialetto non ha le doppie, evidentemente lui era abituato ormai al nostro dialetto, quindi per lui sto dettato gli è sembrato la sensazione di lasciare i miei genitori soprattutto, ma per i posti non tanto, a dire la verità, non tanto, forse avevo sofferto troppo nell'ultimo tempo, no? E quindi non ho avuto trauma per distacco, a dire la verità. Solo il momento di quel momento sia a Trieste che mia mamma è venuta a trovarmi, cioè con una carta d'identità falsa fatta dagli alleati a Pola, e mio zio l'ha portata in macchina con una paura poveretta da immaginare, ma siccome partivamo per Roma era più definitivo il distacco naturalmente, e lei è voluta venire assolutamente con mio zio a salutarci. E il momento è stato, puoi immaginare, col bambino così piccoletto, no? E mio zio che dice: Maria, andiamo, è tardi, bisogna andare. E lei diceva: Marco, te prego, ancora un momento. Quello è stato un attimo, ecco, forse l'unico veramente brutto, capito? Quel distacco lì, ecco, da mia madre che ci vedeva per l'ultima volta. E non sapevamo che era l'ultima, ed è stata proprio l'ultima, l'ultima. Veramente.